Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è giovedì 5 gennaio 2012 e sono ora le 9:10 del mattino, capito? Siccome questa si profila come un'annata poco interessante, allora io cerco di estrapolare delle notizie che possano generare un po' di felicità, capito? Per voi amici miei, eccovi qua. Quindi la trasmissione odierna intitolata la fortuna di essere lesbica, cari amici, che in un certo senso continua il discorso che io feci in una recentissima trasmissione intitolata Eiaculazione precoce e clitoride. E quando si parla di clitoride salta fuori subito la lesbica, perché la lesbica ama tanto la clitoride, perché la parola clitoride in italiano sia maschile che femminile, capito? Allora, se uno fa una trasmissione intitolata Eiaculazione precoce e clitoride, dopo deve fare un'altra trasmissione intitolata La fortuna di essere lesbica, capito? Beh, allora vediamo un po' com'è la situazione. Ma io ricordo che tanto tempo fa, nel passato remoto, tra virgolette remoto, feci un video intitolato Sposate una lesbica. E poi fece un altro video, in bilingue tra l'altro, è intitolato Il meraviglioso mondo dei gay. Sì, così, il meraviglioso mondo dei gay. Ma allora, come si fa? Come si fa a diventare eterosessuale o omosessuale? Come si fa? Ma santa Madonna, se voi seguite questa web TV pubblica, lo sapete che Serafino Massoni ha fatto per voi la trasmissione intitolata Cervello Unisex alla nascita. E su, non siate pigri, andate a vedere la trasmissione, a risentire o a sentire la trasmissione intitolata Cervello Unisex alla nascita, oppure andate a seguire l'antica trasmissione intitolata Secondo Natura, così capite come nascono gli orientamenti sessuali, capito? Come si fa a diventare eterosessuali o omosessuali? Beh, ma fermiamoci pure all'argomento odierno, la fortuna di essere lesbica. Voi lo sapete che la santa patrona di tutte le lesbiche del mondo è la bella Saffo di Lesbo, una bella donna era Saffo, tant'è vero che le lesbiche si chiamano anche saffiche, le seguaci di Saffo. Era bella Saffo, tanto bella che aveva fondato una scuola nell'isola di Lesbo, per cui le lesbiche si chiamano appunto lesbiche. E che faceva Saffo nell'isola di Lesbo, in questa scuola da lei fondata? Educava le fanciulle e gli faceva l'educazione integrale, integralismo educativo. Le educava nella mente, nel cuore e anche nella dolcissima clitoride, ed erano tutte tanto felici e tanto brave queste studentesse, capito? E si trovavano tanto bene clitoride, capito? Tanto bene. Eppure Saffo di Lesbo, la bella Saffo di Lesbo, se poté pure sposare, gli voleva pure bene al marito suo, ed ebbe pure, non mi ricordo se un figlio o una figlia, gli voleva pure bene al marito suo, E io ho sempre detto che la lesbica c'è una marcia in più,
c'è una marcia in più, perché può fare clitoride a clitoride con le altre fanciulle. Ma può anche rendere felice un uomo dandogli un figlio. Si possono sposare le lesbiche, possono fare figli, come fece Saffo, Saffo. Mica è vero che le lesbiche non si sposano. L'umanità è piena di lesbiche che si sposano e hanno delle belle famigliole tanto felici, tra l'altro. E com'è sto mistero? Com'è sto mistero? Il mistero è che una lesbica può fare la famiglia, può realizzare l'eventuale desiderio di mettere al mondo un bel bambino o una bella bambina. E può anche accettare di farsi penetrare da suo marito, capito? Mentre non c'è penetrazione, tra clitoride e clitoride non c'è la penetrazione, che è quella la cosa più piacevole. E la lesbica può anche accettare la penetrazione di suo marito. Così fa un bambino, realizza l'una cosa e l'altra, capito? Io vi dicevo tanto tempo fa, nel video intitolato Sposate una lesbica, che il matrimonio più felice di questo mondo è quello tra un bravo ragazzo e una brava lesbica. E il bravo ragazzo dice: ma la brava lesbica magari non mi si concede con lo stesso calore di una ragazza eterosessuale. Sì, ma ricordatevi che sto calore, dopo non tanto tempo, sparisce, vola via. E voi vi trovate quella donna che ci aveva tanto calore prima, ve la trovate nel vostro letto come un cadavere. E che quando voi la possedete, in pratica fate uno stupro legalizzato. Giace nel vostro letto la donna che ci aveva tanto calore prima, ma che adesso non ce l'ha più il calore per voi, ma magari il calore ce l'ha per l'amante, magara. E che voi vi chiedete: ma io che faccio qua? Ma che mi sto a godere in cadaveri? Sì, perché dopo un po' di tempo il calore fugge via e voi nel letto vi trovate la vostra sposina che giace simulaca cadavere. La frase simulaca cadavere voi la trovate nel meraviglioso libro del fondatore della Compagnia di Gesù, che si chiamava Ignazio da Loyola, che ha scritto Esercizi spirituali, dove c'è scritto appunto che il gesuita perfetto deve ubbidire agli ordini del superiore come un cadavere, simula un cadavere. E gli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola piacquero tantissimo pure a Heinrich Himmler, il capo dell'SS, il quale, che riconosceva gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, ordinava a coloro che volevano diventare SS di studiarseli bene gli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola, perché le SS dovevano ubbidire i superiori simulacra cadaver, capito? Non dovevano replicare niente, ubbidire come un cadavere. Per cui voi con la vostra mogliettina, che era tanto calda all'inizio, che dopo vi diventa fredda, vi vengono dei sospetti brutti, vi vengono. Dice: ma perché questa è un cadavere con me? Ma che, non si sarà mica fatta l'amante? E state male, soffrite, perché pensate che la vostra mogliettina e il calore lo tira fuori solo quando sta con l'amante. Ma, e quindi, tanto la situazione, se voi sposate una lesbica, che di calore magari ce n'ha poco per voi, pensate che pure quell'altra che non era lesbica, la donna eterosessuale piena di calore, dopo un po' il calore sparisce, anzi non solo diventa fredda, ma pure incazzata diventa con voi, capito? Pure incazzata, perché pretendete pure di continuare a penetrarla, pure se lei giace comunque. E invece con una lesbica è tutto chiaro,
Sì, lei si concede la lesbica, che vi ho già detto che la santa patrona di tutte le lesbiche, Saffu, ce l'aveva la sua famigliola e ci stava pure bene, trattava bene il marito, trattava pure bene la prole. Allora voi vi sposate una lesbica, sapete già in partenza che magari di calore ce n'avrà poco con voi. La quantità sufficiente di calore, perché ci sono pure gli affetti, ci sono pure gli affetti, sono importanti gli affetti, e la quantità sufficiente dei calori, che poi sarà sempre quella nel corso del tempo, capito? Non è che improvvisamente la lesbica vi si diventa un cadavere, improvvisamente come fa quella là, la eterosessuale piena di calori, che poi si raffredda. E voi non sospettate, non avete il brutto sospetto di essere cornuti, capito? Di essere cornuti, perché io ho tutto il mio archivio, ve l'ho fatto vedere tante volte, come vanno le cose, che se finisce poi dagli avvocati, il tribunale, ci si danno pure un sacco di botte, mi di seguito. Al massimo, che vi può fare la lesbica, al massimo? Ma vi porta in casa delle belle figliole, delle belle donne, ve se porta in casa e voi quando tornate dal lavoro trovate il salotto lì con la vostra mogliettina circondata da belle donne. Ah, fortunato l'uomo che si sposa una lesbica e fortunate le lesbiche che possono fare l'uno e l'altro, possono fare l'uno e l'altro. Ve lo ripeto per l'ennesima volta, la lesbica c'ha una marcia in più. Perché può fare sia una cosa che l'altra, un po' come un uomo omosessuale che è capace, no, un po' come un uomo eterosessuale che è capace pure di fare l'omosessuale. E io vi devo ripetere qua, e vi devo ricordare qua, qualcosa sul grande Caio Giulio Cesare, che a livello di storia patriarcale, di certo, è l'uomo più famoso del mondo. Tanto è vero è che da Cesare, dalla parola Cesare, lui si chiamava Caio Giulio Cesare, la parola Cesare poi diventa nell'impero romano sinonimo di imperatori. E nel mondo germanico si dirà Kaiser, che deriva da Cesare. E nel mondo slavo si dirà Czar, che deriva da Cesare, pensate un po' voi. E nessun altro uomo ha impresso il proprio nome con tanta forza nella storia patriarcale come Caio Giulio Cesare. E che faceva? Che faceva Caio Giulio Cesare? Accontentava sia le donne che gli uomini. Quando era in corso il debello gallico, il debello gallico! I legionari, quando si avvicinavano a un villaggio dei Galli, dicevano: Galli, Galli, mettete al sicuro le vostre mogliettine, Galli, mettetele al sicuro, perché mo arriva il nostro generale Caio Giulio Cesare, che è il marito di tutte le mogli, e la moglie di tutti i mariti. Dicevano così i legionari, tutti felici e contenti, capito? E quando una volta tornò da un trionfo, Caio Giulio Cesare, da un trionfo dove aveva sconfitto Mitridate, re del Ponto, che Mitridate era un bell'uomo vigoroso, e dopo averlo sconfitto, Caio Giulio Cesare, di notte, nottetempo, andò nella tenda del re, il re sconfitto. E dichino che se Caio Giulio Cesare si fece penetrare, cioè si fece sodomizzare, capito? Sodomizzare si fece da Mitridate, re del Ponto. Per cui quando ci fu il trionfo, e durante il trionfo la disciplina militare si allentava, un po' come da noi per carnevale. E i legionari potevano dire quello che cavolo volevano, tanto ormai il trionfo, la vittoria c'era stata, se potevano prendere la libertà di dire quello che volevano al loro generale. E i legionari, quando passò e il loro condottiero vincitore
poi nel corteo della vittoria figurava in catene pure Mitridatide del Ponto. I soldati applaudirono il loro generale dicendo: viva la regina, viva la regina! Perché ormai l'avevano saputo tutti che il loro condottiero, sempre vittorioso, era andato di notte nella tenda del re Mitridate a farsi sodomizzare. Ma loro non gliene fregava niente i regionali, tanto lo sapevano che Caio Giulio Cesare sapeva andare sia da una parte che dall'altra, capito? Sia da una parte che dall'altra, e le battaglie le vinceva pure tutte, capito? E questo vi voglio dire, capito? Cioè, l'individuo più completo è quello che può stare sia a destra che a sinistra, insomma, non so se mi avete capito. Ma è molto più facile che ciò avvenga per una donna, per una lesbica. Ah, quanto sono fortunate le lesbiche, care lesbiche, voi non lo sapete quanto siete fortunate. Giovani, se volete essere felici, sposatevi una lesbica. Non vi darà tutto il calore che vi darà un'altra mogliettina eterosessuale, ma lo sapete già in partenza che quella mogliettina eterosessuale che voi sposate e che vi dà tanto calore, dopo si spegne e il calore suo lo porta da un'altra parte, capito? Questo non vi succede con la lesbica, cari, capito? La lesbica non ci va con un altro uomo, pure troppo che sta con voi. Ma queste non ve le mette, non ve le mette questi! Perché vi porta ansia quando voi tornate a casa tutti stanchi dal lavoro? Trovate la vostra mogliettina, magari che se non lavora, casomai, che siete voi che la mantenete, che vi ha preparato la cenetta e che vi ha invitato pure l'amante sua. Ma sono donne le amanti sua, capito? Non ci avete da temere che ci abbiano, le amanti della vostra mogliettina lesbica, ci abbiano in mezzo le cosce con la coda, che è quella che dà tanto fastidio, capito? No, non c'hanno le amanti di vostra moglie lesbica in mezzo alle cosce, non c'hanno la coda, capito? C'hanno la magnifica fessura con quel bel fiore che si chiama clitoride, che fin dall'inizio del patriarcato, furbi patriarchi avevano capito che la donna godeva proprio lì e solo lì, e gliela tagliavano, e gliela tagliano ancora adesso, gliela tagliano il clitoride, gli fanno la clitoridectomia, quel magnifico fiore che c'hanno lì in mezzo alla fessura, in superficie alla fessura. Quindi, care lesbiche, che Dio vi benedica, siete tante fortunate siete state. E poi, ripeto quello che ho detto all'inizio, casomai voi, care lesbiche, vogliate sapere perché siete lesbiche, non dovete far altro che andare a vedere i miei video intitolati 1. Secondo natura e un altro Cervello unisex alla nascita. Poi potete dare una spolveratina alle questioni clitoridee andando a vedere il mio recente video, appunto intitolato, come vi diceva dianzi, Eiaculazione precoce e clitoride. Va bene, cari amici, grazie. Ho cercato di darvi un po' di felicità, va bene, e qualche consiglio per la vostra vita. Grazie se mi avete ascoltato, cari amici, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.